Un minuto con Padre Pio dalla cappellina interna del convento dei frati minori cappuccini di Sant'Anna a Foggia, un luogo che accolse Padre Pio. Pochi sanno che Padre Pio è stato in questo convento, in questo luogo, a pregare in questa cappella, nella sua cella, dal febbraio del 1916 al settembre dello stesso anno, pur poi tornando sia successivamente in altri momenti, soprattutto per affrontare dei viaggi e sicuramente anche negli anni precedenti, essendo Foggia un convento di passaggio tra i vari luoghi della provincia religiosa di Sant'Angelo. Oggi vogliamo raccontarvi con l'epistolario di Padre Pio la lettera che Padre Pio scrisse a Padre Agostino il 18 maggio del 1913. Ecco, ci troviamo proprio qui perché parliamo di una grazia negata dalla Madonna. Perché? Ecco, in questa lettera Padre Pio spiega le conseguenze di questa grazia negata, le conseguenze del diniego, questo effetto sperato non raggiunto. Perché questa madre, scrive Padre Pio, questa madre santa, montò su tutte le furie per l'ardire che ebbi di nuovamente chiedere detta grazia, di cui me ne aveva fatto un severo divieto. Qual era questa grazia? Beh, la grazia fondamentale in particolare su cui insistevano sia Padre Benedetto che Padre Agostino era quella di far ritornare Padre Pio in convento. Padre Pio stette fuori convento dal 1909, pensate, fino al 1916, quando poi giunse qui a Sant'Anna, un fatto straordinario, particolare, che non era possibile, eppure fu così. Ecco, Padre Pio stette a casa, tra i suoi, in famiglia, per questa strana malattia che lo costringeva a stare bene solo a Pietrelcina, a casa sua, mentre quando poi rientrava in convento stava male, quindi doveva subito ritornare a Pietrelcina. E scrive ancora Padre Pio, questa mia involontaria disubbidienza, perché Padre Pio scrive questo perché più volte chiedeva alla Madonna questa grazia di ritornare in convento, me l'ha fatta pagare troppo caro prezzo. Da quel giorno, scrive, si ritirò da me assieme agli altri personaggi celesti. Ed ora, babbo mio, mi potrebbe narrarvi tutto quello che ho dovuto sostenere. Sono stato solo, di giorno e di notte. Una guerra asprissima si impegnò da quel giorno con quei brutti cosacci contro il demonio. Volevano darmi ad intendere di essere stato rigettato finalmente da Dio. E chi non l'avrebbe creduto, tenendo presente il modo troppo scortese con cui fui allontanato da Gesù e da Maria? Ma grazie ne rendo a Gesù, scrive Padre Pio, perché sebbene mi avesse tolto tutto nell'allontanarsi da me, non mi aveva tolto la speranza in Lui. Ma questa mia speranza in Gesù accresceva sempre più la collera della milizia di Satana contro di me. E ahimè, Padre mio, quante lacrime, quanti sospiri, quanti gemiti, chiedevo sempre l'aiuto del cielo, che poi arrivò.